Per rispondere alle prime tre domande utilizzeremo le tre formule del lavoro e precisamente la prima formula per la prima domanda, la seconda formula per la seconda domanda, la terza formula per la terza domanda. Ricordiamo quali erano queste tre formule per calcolare il lavoro. La prima formula è la definizione di lavoro, forza per spostamento. Attenzione che questa formula si può applicare soltanto quando la forza è costante, mentre la carica si sposta. Qui si può applicare perché abbiamo visto che la carica subisce una forza costante che non cambia mai, 5 mN. Se invece la forza non fosse costante, non potremmo applicare questa formula anche perché non sapremmo quale valore sostituire alla forza, se è un valore variabile. Quindi svolgiamo il calcolo, non c'è neanche da fare la formula inversa, calcoliamo il lavoro che fa la forza elettrica sulla carica che si sposta, quindi 5 mN per uno spostamento di 30 cm, cioè tra A e B, e sono 1,5 mJ. Seconda domanda, l'energia cinetica acquistata dalla carica, utilizziamo la seconda formula, cioè il teorema delle forze vive. Attenzione però che il lavoro calcolato come differenza di energia cinetica finale meno iniziale vale soltanto questa formula quando calcoliamo il lavoro della forza totale o della forza risultante. Attenzione che qui noi stiamo calcolando invece, abbiamo calcolato prima il lavoro della forza elettrica, quindi non è detto che il lavoro che abbiamo calcolato adesso, che è 1,5 mJ, sia anche il lavoro della forza totale, perché nella forza totale c'è anche la forza peso. Però prima avevamo visto qua che la forza peso era trascurabile rispetto alla forza elettrica, la forza totale è la forza elettrica in pratica, e quindi 1,5 mJ non solo è il lavoro della forza elettrica, ma è il lavoro anche della forza totale. Allora possiamo calcolare con la formula inversa l'energia cinetica finale, sapendo che quella iniziale è 0. L'energia cinetica finale è uguale al lavoro della forza totale, cioè della forza elettrica, e quindi l'energia cinetica finale è 1,5 mJ. Questo vuol dire che la particella all'inizio non aveva energia cinetica perché partiva da ferma, però ha acquistato 1,5 mJ di energia cinetica perché è spinta dalla forza elettrica. La forza elettrica ha compiuto un lavoro motore perché forza e spostamento sono allineati nello stesso verso. Forza e spostamento sono entrambi rivolti verso destra. È per questo motivo che io qua ho dato per scontato che l'angolo fosse 0 tra la forza e lo spostamento, perché entrambi sono rivolti a destra, forza e spostamento, quindi l'angolo è 0 e il coseno, che va scritto qua, coseno di 0 fa 1. Quindi la forza elettrica ha compiuto un lavoro motore di 1,5 mJ e questo lavoro motore è andato a incrementare l'energia cinetica della carica, che ora si ritrova con 1,5 mJ di energia cinetica nel punto B. Eccolo qua spiegato, il lavoro motore della forza totale, che qui è la forza elettrica, ha incrementato l'energia cinetica della carica. Passiamo quindi alla terza domanda, la DDP, differenza di potenziale tra i punti A e B. Come detto prima, la formula per rispondere alla domanda C usiamo la formula C, la terza, quindi questa, che qui è applicabile perché la forza elettrica è conservativa e quindi ha l'energia, cioè prevede il concetto di energia potenziale elettrostatica. Questa quindi è la terza formula per calcolare il lavoro della forza elettrica, energia potenziale elettrostatica in A meno in B, quindi all'inizio meno alla fine. Ricordiamo che il concetto di energia potenziale elettrostatica è un concetto riferito alla particella che si sta muovendo. Infatti la particella Q avverte il potenziale elettrostatico là dove si trova lei, potenziale elettrostatico che non è generato dalla particella, ma è generato dalle lastre. Quindi sente il potenziale generato dalle lastre, ci interagisce, Q per V, e da questa interazione nasce l'energia potenziale elettrostatica. Quindi la carica Q piccolo, Q minuscolo, acquista energia potenziale elettrostatica perché interagisce con il potenziale del condensatore. Andiamo quindi a sostituire l'energia potenziale elettrostatica in A e in B con questa espressione QV, quindi QVA meno QVB, mettiamo in evidenza Q, e qui ci troviamo l'incognita, che era la differenza di potenziale tra i punti A e B. Quindi l'incognita la ricaviamo dalla terza formula del lavoro. Ricaviamo VA meno VB uguale lavoro della forza elettrica, che abbiamo già calcolato prima,
1,5 millijoule diviso la carica che si sposta, 10 alla meno 5 coulomb, e alla fine troviamo 150 joule su coulomb, che sono 150 volt. Infatti ricordiamo che l'unità di misura della potenziale e quindi anche della differenza di potenziale è il volt, che è joule su coulomb. Quindi ci sono 150 volt di differenza di potenziale fra questi due punti. La stessa cosa è spiegata identica qua nel file. Vediamo che VA-VB uguale 150 volt vuol dire che questa differenza è positiva, cioè VA è maggiore di VB, è più alto il potenziale in A, come indicato in questo disegno, e è più basso in B. E la differenza di potenziale tra questo livello e quest'altro è di 150 volt, 150 volt in 30 cm di spazio. Oltre al grafico del potenziale, che cala di 150 volt andando dal punto A al punto B, facciamo anche il grafico dell'energia potenziale elettrostatica della carica, Q per V. E Q per V basta moltiplicare per una quantità positiva, che è 10 alla meno 5 coulomb, e quindi anche l'andamento dell'energia potenziale della particella è identico a quello all'andamento del potenziale. Quindi questa energia potenziale della particella cala da un valore più alto a un valore più basso. E in fondo questo è il motivo per cui la particella spontaneamente si sposta da A a B, spontaneamente nel senso che è spinta dalla forza elettrica, cioè posta da ferma la particella in A, la forza elettrica la spinge a destra. E questo è il comportamento spontaneo, perché noi sappiamo che tutti i sistemi fisici spontaneamente tendono a diminuire la loro energia potenziale, come un sasso per esempio o una pallina disposta su un piano inclinato tende spontaneamente a scivolare giù perché è spinta dalla forza di gravità, ma anche perché cerca di diminuire l'energia potenziale gravitazionale. Allo stesso modo questa carica scivola, scende giù, rotola praticamente lungo questa specie di piano inclinato, non perché sia tirata giù dalla forza di gravità, che in questo esempio abbiamo visto che è trascurabile, ma perché tende a diminuire la sua energia potenziale elettrostatica. Quindi, riassumendo, qualsiasi sistema fisico, se è dotato di energia potenziale, in questo caso elettrostatica, cerca sempre spontaneamente di liberarsene, di diminuirla, e naturalmente se diminuisce l'energia potenziale dovrà aumentare l'energia cinetica, in modo tale che l'energia meccanica, che è la somma di energia cinetica e potenziale, si mantenga costante. Questo naturalmente in assenza di attriti. In assenza di attriti l'energia meccanica si conserva, perciò se diminuisce l'energia potenziale, questa freccia vuol dire che diminuisce, deve aumentare quella cinetica. Ecco perché la particella, partendo da ferma, acquistava energia cinetica. E acquistava, abbiamo visto prima, quanta energia cinetica? 1,5 millijoule. Allora altrettanti millijoule li perde di energia potenziale, quindi perde 1,5 millijoule di energia potenziale e li converte in energia cinetica. Questo è spiegato nel file conservazione dell'energia meccanica della particella. Durante lo spostamento la carica perde 1,5 millijoule di energia potenziale elettrica, elettrostatica, e la converte in energia cinetica. Il lavoro di 1,5 millijoule, che fa la forza elettrica, rappresenta l'energia in transito, cioè la quantità di energia che ha cambiato padrò, cioè che ha cambiato forma, che è passata da energia potenziale elettrostatica e è diventata energia cinetica, quindi energia in transito. E si riconosce quello che abbiamo detto prima, la tendenza spontanea di qualsiasi sistema fisico, qui della carica Q, che lasciata libera, converte la sua energia potenziale, quindi se ne libera dell'energia potenziale e la converte in energia cinetica. Però l'energia meccanica rimane costante, in quanto la somma delle due forme di energia non cambia, diminuisce quella potenziale elettrostatica, ma aumenta della stessa quantità l'energia cinetica.